Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Darkfully Channel con un nuovo video su The Zia Standalone. Come vedete sono spawnato e mi stavo bendando perché appena ho aperto il gioco stavo sanguinando, è come se l'altra volta quando sono sul gatto, che se vi ricordate siamo qui a Balota messo dentro questo coso, messo dentro questo, non so come chiamarlo ragazzi, comunque forse qualcuno mi ha sparato e non ho idea e mi ha colpito. Comunque io butto a terra la scopa perché sinceramente è una cosa abbastanza brutta, esteticamente non serve neanche a qualcosa. E vi ricordo sempre che ci stiamo dirigendo verso il carcere. Nel frattempo prendiamoci qua il tubo che ci può servire. E basta, allora. Vediamo un attimo qui a terra cosa c'è e poi possiamo spostarci verso nord. Comunque sto registrando di mattina perché oggi è carnevale e non avevo scuola. Qui, what? No, ragazzi, ho trovato una cosa OP, ovvero il piccone, questo qua, che uccide chiunque con un colpo. Quindi, vediamo cosa possiamo buttare. Non capisco perché queste nuove armi non me le fa mettere direttamente qua sopra, ma devo equipaggiarle. Quindi devo avere spazio nell'inventario. Allora, spostiamo queste cose qui, questa qui, il pezzo della cappa non ci serve a niente, e il piccone lo mettiamo qui. Anzi, forse c'è spazio per il coso della cappa, sì, ok, perfetto. Poi saliamo qua sopra a questo piano, vediamo cosa c'è, non c'è nulla. Comunque vi ricordo anche di lasciare un like qua sotto se volete che continui questa serie, anche se vedo dai commenti che è abbastanza apprezzata, interagite abbastanza con la serie. Vediamo qua sopra, possiamo spostarci verso il carcere, ok, non c'è nulla. Dobbiamo stare anche attenti perché siamo in un server francese, ragazzi. E di solito nei server francesi ci sono tanti francesi agguerriti. Comunque direi di buttarci direttamente sulla costa, scappare velocemente da qui perché non è un buon posto dove spawnare perché è sempre pieno di gente che vuole solo uccidere. Spostiamoci sulla costa e percorriamola che tra un po' dovremmo arrivare, cioè dovremmo vedere l'isola col carcere. Quindi lì c'è uno zombie. Ok, mi sembra per ora tutto abbastanza tranquillo. Fin troppo tranquillo. Questa è la prima volta, ragazzi, da quando ho comprato il gioco, quindi da circa 8 mesi che vado da questo lato. Non ci sono mai stato perché prima era inutile, cioè si arrivava a fine mappa e non c'era nulla di che. Invece forse adesso hanno aggiunto qualcosa in più. Speriamo di trovare almeno un MP5, come mi avete detto voi, perché è un'arma abbastanza OP, ho visto da alcuni video. Comunque vi ricordo sempre che dobbiamo trovare qui nelle barche, cioè dobbiamo trovare le barche per trovare le reti, in modo che ci possiamo craftare le gill, ovvero la mimetica, quella da cecchino con tutte le foglie. E questo penso sia un posto abbastanza buono, dato che dobbiamo, cioè dobbiamo percorrere tutta la costa, quindi dovremmo trovare le barche per forza. Comunque questa città qua davanti non ho idea di che cosa sia. Dovrei guardare un attimo la mappa per capire, solo che adesso non è che abbiamo tutto questo tempo per guardare la mappa. Per adesso c'è una città che penso sia abbastanza piccolina. Vediamo quanti giocatori siamo. Vabbè, siamo una quindicina. Spero non ci sia nessuno di qua. Anche perché non è che ho così tanti colpi per l'SKS. Lì c'è il cartello della città, però vabbè, inutile lo vado a leggere perché mi dovrei buttare tecnicamente un pochino più sulla costa perché devo riuscire a vedere l'isola col carcere. Perché dato che non ci sono mai state, non ho mai visto ancora un video proprio per non togliermi l'effetto sorpresa. Quindi non ho idea neanche di dove sia. Comunque qui a destra c'è un centro della polizia. E direi di andarci, dato che è ancora mattina, il server si sarà riavviato da poco e non c'è tantissima gente, potremo andare a controllare sperando di trovare qualcosa là dentro. Ok ragazzuoli, non so se vedrete un taglio, ma il server è crescendo quindi ho dovuto cambiare server. Quindi qua dovremmo trovare altri oggetti o gettozzi, speriamo almeno che qualcuno non ci sia passato. Allora, dobbiamo trovare un buco qui nella rete, siamo così. Stiamo perdendo anche un bel po', abbiamo perso un bel po' di sangue quando sono crashato perché uno zombie mi ha colpito così a caso. Quindi dovrei mangiare un bel po' per rigenerarci, possiamo dire, la salute. Comunque stiamo attenti qui che sempre nella stazione della polizia ci può essere qualcuno camperato dentro. Che cosa c'è? Uno zaino impermeabile rosso, che per il momento non ci serve a nulla, tanto abbiamo trovato questo mega zaino. E qui ragazzi già c'è stato ovviamente qualcuno, hanno pulito proprio tutto. C'è un ice pick a terra, che già abbiamo trovato. Qui c'è un libro, controlliamo un pochino tutte le stanze perché non si sa mai che ci hanno lasciato qualcosa. Non c'è nulla, perfetto. Quindi possiamo ritornare giù. Aspettate, controlliamo qui la cella se c'è qualcosa, no? Allora, possiamo ritornare giù, magari se non si bugga dentro le porte. Ok. E andiamoci a buttare sulla costa, che dovrebbe essere qua a sinistra. Così possiamo trovare sia le barche, come ho già detto, per fare le gill, sia possiamo vedere l'isola col carcere.
Dovrebbe essere verso questa direzione il mare. Se c'è stato qualcuno, ho dovuto cambiare serbo, vuol dire che già ci sarà qualcuno al carcere. E se non sbaglio, quello che vediamo là sotto in lontananza, col faro là sotto, sì ragazzi, quella è l'isola col carcere. Dobbiamo stare anche attenti perché il personaggio quando nuota è abbastanza buggato, alcune volte perde le armi in acqua. Quindi speriamo di non perdere nulla. Qui c'è una zona industriale abbastanza tranquilla. Comunque, dato che il carcere è stato aggiunto da poco e tutti ovviamente come me vogliono andare lì a vederlo, ovviamente sarà abbastanza popolato, quindi dobbiamo essere fortunati se non ci ammazzano. Qua adesso c'è una montagna abbastanza pericolosa perché i cecchini si potrebbero mettere là sopra per anche cecchinare o quelli che passano qui o quelli che vogliono andare là sull'isola. Fanno il tiro al piattello. E comunque, ah sì ragazzi, quella mi sembra proprio l'isola col carcere. Ed è anche abbastanza grande, sì. Finalmente ci siamo arrivati dopo 4-5 episodi. Ovviamente dall'ultima volta che sono morto malissimo e che hanno whippato tutti i personaggi. Quindi adesso posiamo le nostre armi, ok? E facciamoci un bel bagno. Poi dovremmo cercare anche di non ammalarci perché ovviamente bagnandoci noi siamo più soggetti alle malattie. Quindi questo è un problema abbastanza problemoso. Lì c'è un'isola intermedia, quindi prima andiamo diretti là e poi andiamo direttamente là sull'isola. E sta anche iniziando a piovere proprio, così ci bagniamo il doppio. Non abbiamo neanche un vestito per... un vestito che non si bagna, perché ovviamente non ho trovato in giro. E direi di farci la bella nuotatina, andiamo lì verso l'isola e speriamo che non ci sia nessuno là che è pronto a cecchinarmi. Quindi, quando si decide a nuotare... E di non camminare sull'acqua come Gesù. Ok, perfetto. E possiamo iniziare a farci questa nuotatina. Guardiamoci attorno sperando che non ci sia nessuno. Ovviamente hanno implementato, possiamo dire, da poco la possibilità di nuotare, quindi ancora è abbastanza pieno di bug. E però la situazione mi sembra anche tranquilla. Sì, possiamo dire tranquilla. Tanto vediamo quanta gente c'è dato che ho cambiato server. Siamo sempre pochi. Poi ci dovremmo accendere anche un fuoco, però nell'altra isola non so se ci sono alberi e se ci sono libri con cui posso accenderlo, perché gli accendini penso di averli presi, però non ho idea di se c'è qualche albero che possiamo tagliare. Ok, allora, facciamoci questa nuotatina, ragazzi, e direi, dato che sarà una lunga, lunga nuotata, impiegherei circa 3-4 minuti, direi di mettere qui in pausa e ci becchiamo quando arrivo là sull'isola. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati, ho deciso di riniziare, possiamo dire, a registrare perché ho sentito un sacco di spari e ho visto passare là dove vedete questo puntino, là dove c'è quel ponte, tre persone vestite in modo abbastanza strano, quindi ragazzi ecco là ho visto passare qualcosa, quindi quest'isola è, possiamo dire, abitata. Poi là a destra vedo un camion, quindi qualcuno ha trovato un veicolo ed è passato qua, si è fatta tutta la traversata a mare col camion, cioè un pazzo. Quindi dobbiamo stare attenti, direi che una volta arrivati all'isola noi andiamo a sinistra e ci facciamo questo lato di qua, perché se andiamo diretti lì dove c'è là quella zona militare possiamo dire che finisce abbastanza male perché ovviamente dato che ci sono tre e avranno ammazzato già qualcuno abbiamo un paio di problemi. Ovviamente come già avevo detto l'isola è un luogo nuovo. Azzo, sparano con l'MP5 ragazzi. Azzo, qua c'è gente violenta. Non so neanche se stanno sparando a me. Cavolo. Ecco, è iniziato di nuovo a piovere, così abbiamo un servizio completo. No, ecco, ragazzi, là, non so se avete visto qualche movimento, ma lì c'è uno. Che forse già ci ha visto e ora ci mettono a sparare. Eccolo, sta scorrendo di qua. Secondo me ci hanno visto. Sta finendo lì, sta mettendo dietro quel muro, ora si mette lì, sicuro, e si mette a spararci. Ecco, sono in due. Sono accorti di noi, eccoli. 1, 2. Ora prende una bella mira e ci spara un colpo su per il tubo. Noi non possiamo fare niente perché il nostro personaggio non può andare neanche sott'acqua. Cavolo. No ragazzi, no, non ci posso credere. Non voglio morire così in acqua. Eccoli. Ci stanno mirando entrambi. Ok, qui siamo un pochino coperti da collinetta. Andiamo qui, abbassiamoci. Mettiamo la nostra arma in mano. E direi di fare uno scatto fulmineo, non ci credo ragazzi. Come siamo messi? Ma quest'isola non è collegata all'isola principale. Ecco, qua ci vedono. Devo andare là sotto ragazzi. Devo farmi tutte queste piccole isolette se vogliamo cercare di arrivare vivi. Proprio cercare perché non è ne neanche sicuro di che ci arriviamo.
Ok, si sono accorti che mi sono accorto di essermi accorto che loro mi stavano guardando. Adesso quello mi sta riprendendo di nuovo di mira là sotto, ragazzi. E qui iniziano i cavoli, perché secondo me adesso iniziano i problemi che iniziano a spararmi. Quindi già è possibile che voglio andare a vedere l'isola e ci sono 70 persone. Ecco, là già c'è uno sul ponte che mi ha visto. Si vede là la testolina, ragazzi, non so se la vedete anche voi. Cavolo. Oddio, oddio, oddio. Ma io, ragazzi, sono qui friendly. Forse non dovevo prendere un server francese per voler vedere il carcere. Comunque, ultimi passi a nuoto e siamo quasi arrivati. Penso. Anzi, qui è tutto collegato, quindi posso prendere anche la mia arma. E controlliamoci il culo. Ok, là sotto ancora mi stanno vedendo e mi stanno spottando. Stanno vedendo tutto quello che sto facendo, cavolo. Mi serviva magari la kill per potermi mimetizzare, cavolo. Mi stanno sparando. Devo trovare un punto per coprirmi. Ecco, azz. Mettiamoci qua dietro. Abbassiamoci. Da dove mi hanno sparato? Allora, sono un pochino a posto per ora. Vabbè, scattiamo qua dietro e ci mettiamo dietro quel muro. Forse mi hanno sparato quelli dal faro, perché erano gli unici che mi potevano vedere per ora. Poi sono anche in tre, non è che uno contro uno, scontro leale, no. Li becco sempre in 78 contro di me. Quindi già l'impressione del carcere, ragazzi, è abbastanza negativa. Sembra una mappa di Call of Duty dove tutti si mettono lì, pronti a sparare. Ma vorrei magari su Days un minimo di RP, ragazzi. Dove, vabbè, ci salutiamo, diciamo, sì, sono qui per vedere il carcere, bla bla bla. Invece no, già iniziano a sparare. Quindi, pronti ragazzi all'azione. Non so quale sia l'entrata da questo lato, perché sto entrando da una parte abbastanza inculata che non è dato di come si entri, perché qui c'è un mega muro. Loro ovviamente sono avvantaggiati perché già avranno esplorato il carcere, invece sono appena arrivato. Quindi, pregate per me. E speriamo bene. Saliamo qui e vediamo se c'è un modo per entrare. Mentre ragazzi, questa strada che sembra poca, ci ho perso almeno 15 minuti per fare 2 metri. Ok, camminiamo abbastanza. Ecco, un albero mi sembrava una persona. Ok, allora, piano piano. Lì ancora si vede il camion con cui sono arrivati questi francesi. Però da dove si entra? Non mi dire che sono arrivato all'unico punto da dove non si può entrare. Cavolo, stiamo attenti anche alle rocce. Qui cosa c'è? Ancora continua il muro. Da dove si entra, ragazzi? Di sicuro, non da questo lato. Da qui se passo muoio, penso. Oh no. No, non muoio però. Ecco, da qui c'è l'entrata, ragazzi. E qua davanti sul ponte prima c'era uno. Non ne sento passi, per ora. Ok, siamo arrivati al carcere. Adesso inizia l'azione. Quindi, che facciamo qui? Non so se si possa entrare. No, non si può entrare da qui. Così. Rischiamo, ragazzi. Ci possiamo morire anche da soli. Pensa che loro ci toccano perché se io provo a passare da qui, non so se il mio personaggio finisce giù. Sì, non ce la fa a passare. Presumo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo dentro il carcere adesso, ragazzi. Camminiamo mirando. Ok, lì c'è un carcere. Qui ragazzi c'era uno sul ponte. Proprio me. Ecco, eccolo. Ammazziamolo. Ok, non si è accorto che siamo di lui. L'abbiamo preso, ammazzato. Ok, meno uno. Vediamo quanti colpi abbiamo. Ricarichiamo. 10 colpi, mettiamoli qua sopra. Load ammo, ok. E questi li mettiamo nell'inventario. Ok, adesso di sicuro lui starà smadonnando e starà chiamando i suoi amici. Ovviamente ragazzi ci ho messo un paio di caricatori, quindi ho fellato abbastanza. E camminiamo in prima persona. Ok, da qui non c'è nessuna entrata. Vorrei andare a lootare un pochino il corpo, però dobbiamo stare attenti che da qui non ci sia nessuno. Perché qui se non sbaglio c'è l'entrata del carcere, esatto. O di quello che è. Quindi mettiamoci così. Ok.
Non c'è nulla. Controlliamo il corpo. Oh mio Dio! Grazie. Oh, non so se state vedendo quello che ho trovato. Oh mio Dio. L'M4. Sbrighiamoci. Tutti i caricatori rotti, ma non mi interessa. Ah, posso trascinare tutto questo? Oh mio Dio. No, no, no. Ragazzi, un attimo. Accogliamo tutto il possibile. Adesso spostiamolo qui. Prendiamo, non so se si può prendere qualcosa da tutte queste cose rotte, ma gli prendo tutto. Ok. Buttiamo qui questo. No, le bende spostiamole qui. Queste buttiamole qui e spostiamo anche il flare. Ci serve 4 di spazio. 4 di spazio, buttiamo anche questa cosa rosa. Ok, prendiamo i colpi. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ok, prendiamo, prendiamo. Buttiamo questo a terra e abbiamo preso, ok. Adesso, prendiamoci l'M4 in mano con la kill. Oh mio Dio, ragazzi. Ok, e prendiamola in mano. Dobbiamo scappare da qui, ragazzi. Dobbiamo scappare da dove siamo venuti. Perché mi stanno sparando. Cavolo, no, 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 non ci voglio morire. Proprio adesso no. Ok, scappiamo di qua. Andiamo di qua, ragazzi. Allora, per il momento io direi adesso di scappare sulla costa. Ci sistemiamo un attimo. E per il momento oggi abbiamo finito. L'andremo a controllare questo carcere in un altro momento. Perché sono troppo, troppo, troppo eccitato di quello che ho trovato. Sono da mesi e mesi che cerco di trovare questa M4. E per giunta è mega equipaggiato, quindi cerchiamo di non morirci male mentre scendiamo qui in acqua. Ok, andiamo di qua, di qua. Poi passiamo qua sopra, scendiamo piano perché non voglio rompermi le gambe. Sarebbe una situazione abbastanza ridicola. Mettiamoci anche in prima persona. Ok, qui dovremmo essere, possiamo dire, un pochino al sicuro in questa specie di grotta. E abbassiamoci, allora. Allora, vediamo cosa abbiamo trovato. Allora, M4 mega super equipaggiato, un sacco di colpi, vediamo qui dentro queste scatole cosa c'è. Ma questi qua erano cheater. No, è irreale che avesse tutte queste cose. Mio Dio, non ci credo. Ragazzi, non so se voi siete eccitati, ma ho trovato il mondo. Oh mio Dio. Vabbè, allora ragazzi, vi ricordo come sempre lasciare un like, di commentare se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi. Abbiamo trovato anche questo mega zaino che non ho idea di come si faccia, però è bellissimo. E ci vediamo alle 17 con un nuovo video. Ciao ciao!